Mai Anna Bjuring, nata Margareta Mai Anna Bjuring Rantapala, è un'attrice svedese naturalizzata britannica. Nata in Svezia nel 1979, Mai Anna è cresciuta in Medio Oriente per trasferirsi in Gran Bretagna all'età di 16 anni. Ha frequentato la American British Academy a Mascate, Oman, dove conobbe l'attore caratterista e regista Horror Stegatdor. Nel 2004 ha ottenuto la laurea alla London Academy of Music and Dramatic Art, in seguito alla quale è diventata regista associata della compagnia teatrale MAVAF. Nel 2006 Mai Anna ha partecipato come ospite a The Impossible Planet, parte di una storia di Doctor Who in due episodi. Il suo personaggio, Scooty, muore nel vuoto spaziale. Per dare l'effetto dell'assenza di gravità, le scene del suo corpo che fluttua verso un buco nero furono filmate sott'acqua in una vasca dei Pinewood Studios. Nello stesso anno, l'attrice ha interpretato Olivia in un adattamento di La dodicesima notte di Shakespeare della compagnia teatrale Exeter's Northcote, affiancata da Sarah Neymat e David Whelan. Sempre a teatro, ha recitato nell'opera originale di Michael Kingsbury Seduced, rappresentata al Finborough Theatre di Londra. Nel 2008 ha interpretato Alice nella pellicola indipendente Credo, conosciuta anche con il titolo di The Devil's Cares. L'attrice ha recitato nel ruolo di Debbie in Molto rumore per nulla, oltre che in L'ispettore Barnaby, Casualty e Murder Prevention. Insieme alla compagnia teatrale MAVAF ha recitato in Guardians, Monologue for an Ensemble and Inspector Calls. Ad ottobre del 2010 ha interpretato Adriana Doyle, attivista pacifista della campagna per il disarmo nucleare, nel secondo episodio della terza stagione di Inspector George Gently, fiction in onda su BBC One. Nel 2012 Mai Anna ha ottenuto due ruoli di supporto significativi nei serial della BBC Blackout e Ripper Street. Si è inoltre unita al cast di Downton Abbey, nel ruolo della cameriera Edna Braithwaite, nello speciale di Natale 2012 e nella quarta stagione della serie. A dicembre del 2012 l'attrice ha interpretato Karen Clark, protagonista del dramma in due parti di ITV1 The Poison Tree. Il suo personaggio è una donna perseguitata dal suo passato, che alla fine però la raggiunge. Nel 2019 ha partecipato alla prima stagione di The Witcher, serie TV rilasciata da Netflix e basata sulla saga di Geralt di Rivia scritta da Andrzej Sapkowski, nel ruolo di Tissaia De Vries. Nel 2005 Mai Anna ha debuttato sul grande schermo nell'horror The Descent, Discesa nelle tenebre, diretto da Neil Marshall. Il suo ruolo, Sam, è uno dei personaggi principali tra le donne che si avventurano in un sistema di caverne inesplorate. L'attrice è apparsa anche nel sequel del film, The Descent Part 2, sotto forma di flashback. Nel 2008 ha recitato in Doomsday, Il giorno del giudizio, collaborando nuovamente con Neil Marshall alla regia. Nel 2009 ha interpretato la protagonista femminile di Lesbian Vampire Killers, affiancata da James Corden e Matthew Horne, film pubblicato nei cinema britannici dal 20 marzo 2009. A maggio del 2010 ha recitato in un film televisivo del canale statunitense Sci-Fi, Witville, interpretando Josefa al fianco di Sarah Douglas. Sempre nell'ambito del fantasy, Mai Anna ha interpretato il ruolo di Tanya, esponente del clan Danali, nei due film conclusivi della serie di Twilight, The Twilight Saga, Breaking Dawn, parte 1 e parte 2. Nel 2011 ha invece recitato nell'horror Kill List, interpretando la moglie del protagonista.
nelle versioni in italiano dei suoi lavori, ma Anna Buring è stata doppiata da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al canale.